L'iconico baffo, la camicia sbottonata, lo sgabello sempre un passo indietro all'ospite. Se n'è andato senza fare rumore Maurizio Costanzo, lasciando a penna asciutta quella carta stampata in cui si era fatto strada da giovanissimo, quando lasciò l'università per diventare giornalista, fino alla grande occasione con TV Sorrisi e Canzoni. Cambio giacca in base a ciò che faccio, diceva. Conduttore, autore di programmi radiofonici, commedie teatrali, film indimenticabili come Una giornata particolare con Loren e Mastroianni. Scrive una delle più belle canzoni di Mina insieme a De Chiara con la musica di Morricone, Se telefonando. Lavoratore instancabile, al telefono lui le ore ce le passava davvero. Ad agosto dalla Casa al Mare chiamava i dirigenti Rai, se non rispondeva nessuno poteva rimanere in vacanza anche lui. Il talk è vita, diceva, e con Bontà Loro codifica il primo talk show della storia della televisione. Io comincerei subito a farle qualche domanda, pregando gli altri ospiti, come Saverio Lucarini, di non distrarsi, ma di intervenire laddove lo ritengano opportuno. Nell'82 inventa la seconda serata in TV con il Maurizio Costanzo Show, oltre 4.000 puntate, più di 30.000 ospiti. Ma a differenza dei colleghi americani, lui non si mette dietro la scrivania, si sposta alle loro spalle, li prende ai fianchi, li intervista, puntando all'anima. Sacro e profano, popolani e intellettuali, politici e soubrette, mette insieme tutti Maurizio e diventa il talent scout della TV. Amante della musica, suonatore di sax, con le donne diceva di aver fatto poker. Speriamo che sia un poker con l'asso vincente, me ne sono sicuro. Prima di Maria il matrimonio con Lori San Martino. Due figli con Flaminia Morandi, Camilla e Saverio. La relazione con Simona Izzo, il terzo matrimonio, quello con Marta Flavi nell'89, che scopre, sempre telefonando, il flirt con la De Filippi. Ma è con Maria che trova la pace e ne fa sbocciare il talento. Nel 2002 prendono in affido un bambino di 10 anni, Gabriele, 2 anni dopo l'adozione. Maria rimarrà accanto a Maurizio anche quando deciderà di impegnarsi nella lotta alla mafia. L'attentato scampato nel 93, il timore solo del vuoto, della noia in agguato. Alle mogli dei mafiosi diceva di lasciarli perché indegni, alla sua di moglie, di voler morire nella sua mano. E così è stato. Grazie Mario per questo ricordo, devo dire molto commovente, di Maurizio. Katia. Buongiorno, come stai? Ciao. Sto bene, un po' provata perché ieri ho provato, cioè sono rimasta sofferente per delle ore guardando il funerale in silenzio e quindi niente, vabbè, è stato doloroso, voglio dire. Io ho dei ricordi bellissimi che comunque mi fanno anche sorridere perché Eleonora è giusto che sia così. Come diceva Bonolis, ha avuto una vita meravigliosa in tutti i sensi, è stato un grande, nessuno sarà mai come lui, su questo sono sicura, di questo sono sicura, perché era tutto, e la dote sua più grande secondo me era l'ironia. Perché in quegli occhi tu potevi, ecco, anche se diceva sì, l'autoironia, sì. No, ma no, anche nei confronti degli altri, lui sapeva guardare sempre dicendo sì, tu hai detto questo, hai fatto questo, però, ecco, c'era sempre un però, ecco. Io poi quando l'ho conosciuto, non ero pratica di questo mondo, non ero abituata, venendo dalla lirica, e siamo tutti un po', sì, insomma, questo non si può fare, l'altro là, la televisione, no, perché, insomma, ecco. E quindi quando sono arrivata da lui, lui mi ha dato veramente dei consigli straordinari, intanto. Tipo? E quando cosa io ti poi diceva? Sono andata, tipo, e mi diceva, per esempio, che non devo avere paura di dire la verità, perché ecco, io dicevo ma questo non lo posso fare, non lo posso dire, e tu devi con grande, insomma, ecco, nonchalance dire che ci sono delle cose che vanno non fatte e alcune vanno fatte, insomma. Ho imparato ad essere, ecco, me stessa, e questa
Grazie, grazie a lui. Poi una volta sono andata con un libro mio e gli ho detto: guarda, questo libro mi piace, te lo voglio regalare. E lui lo prese in mano e sì, bello, bello, insomma, che chissà. E poi alzò gli occhi e mi disse: senti, ma in sostanza tu vorresti fare una commedia? Sì, ecco, ti faccio io la sceneggiatura. Senza che io gli dicessi niente, lui aveva già capito che io volevo fare una commedia cantata, tipo musical, ma non... Cioè aveva già inteso, ed ha avuto un grandissimo, no? Successo. Lui era quello, aveva... Lui aveva questa capacità, con quegli occhi, guarda, al volo. Andava oltre. Capiva e di fatti io sostengo sempre che la sua grande capacità, la sua grande dote era che in un mondo come quello d'oggi, in cui tutti parlano, spesso straparlano per farsi vedere, lui aveva questa dote di ascoltare, di capire le ragioni degli altri, di non giudicare e di intravedere anche quello che gli altri volevano fare. Per questo è stato un grande talent scout. Cos'è che diceva tua figlia? Vabbè, lui poi era come... Le battute. Come sottolineava anche Katia, e quando l'ha intervistata l'ultima volta a Maurizio Costanzo Show, invitandola poi a suonare il pianoforte, le diceva: scusa Gwenda, ma tu, oltre ai tuoi genitori, quali altre dure prove hai dovuto affrontare nella tua vita? Che vabbè, era sempre simpatico, lui faceva le battute, una dopo l'altra. Posso dire una cosa, ci tengo, sì, perché secondo me a lui... Maurizio, una delle sue passioni... Arrivo, Katia, aspetta che parla turchese, arrivo da te. Una delle sue grandi passioni era la radio. Lui, quando i pomeriggi, ho passato veramente, il mio regalo più grande è stato di trascorrere tantissimo tempo con lui, e un minuto passato con un uomo così è un dono indelebile, perché tu hai la capacità e la possibilità di imparare, assorbire questo suo modo semplice di parlare, di semplificare anche le cose più complesse. Adesso ascoltiamo... E la radio per lui era un grande amore. Il mezzo di comunicazione, sempre stato un grande amore. E da lì lui mi ha cominciato, ha intuito che per me era un mondo giusto. 2013, e ho cominciato così. Katia in un ricordo con Maurizio Costanzo. Ascoltate. Va bene, tu mi devi credere, io non avevo ascoltato cose fatte dalla sottoscritta anche 30 anni prima, perché avevo il terrore di non piacermi, quindi... Non l'avevi ascoltata momento che l'avevi fatta? No, le ho ascoltate 40 ma veramente? Anni, ti giuro, 40 anni dopo, perché ho dovuto ascoltare tutto il repertorio che avevo fatto, i CD. Che impressione ti ha fatto? Ti posso dire una cosa? Immodesta di sicuro, perché mi sono piaciuta tanto. Ti sei piaciuta? E ho detto: accidenti a coloro che magari mi... Ma ti ha dato rimpianto? No. No. Allora bene. Questo. Bella, questa è una bella qualità. No, perché non ho mai guardato al passato, dicevo: ah, però adesso io, ma una volta... No, temevo che tu, riascoltando cose belle tue... Mi sono piaciuta. Sì, ma non hai avuto il rimpianto che appartenevano a un'epoca che non c'era più. Beh, no. Questo è importantissimo. Io questo vivo è il senso della soddisfatto. Katia... Ti sei rivista volentieri, vedevo che sorridevi, eh? Ti eri dimenticata di questa intervista? Sì, mi sono rivista, grazie. No, ti ringrazio molto, perché io, vedi, io non mi guardo mai, non tengo mai nulla. Però quando mi fanno rivedere alcune cose... Le tech Rai tengono qualsiasi cosa. Io dal 56, dal 56. Bambina. Enrica, ce ne abbiamo pure per te. Storie senso? Vere 2017. Qua. C'è? 1, 2, 3, vai! Tanto per parlare anche di altri, che Enrica Bonaccorti nelle cover di Sanremo ha avuto una bellissima canzone che lei ha scritto Amara con Domenico Modugno, Amara terra mia. Sì. E quindi fate un applauso a Enrica Bonaccorti, che ha scritto quel testo bellissimo. No, io invece ho approfittato di questo momento per dire che questa splendida canzone è di Morricone e di Maurizio Costanzo e anche Ghigo De Chiara. E mentre molte persone continuano a pensare che ci sia io come firma insieme a te, io dico: no,
lui stai telefonando, io che ne so, lontananza, malattia mia o altre. Sì, due canzoncine così, però. Cioè due robettine proprio. Ma non, non capisco perché. Due grandi successi. Come il vento. Vedi, la generosità di Maurizio di ricordare anche tante cose. Però prima quando ma tante cose, cioè. Cioè non tante cose, le cose, cose importanti che vanno raccontate. Cioè, non mi fare la modesta, perché. No, no, io non faccio niente, sono quella che vedi. Grande. Senti, quello che volevo dire prima, che mi ha stupito il ripetere, andare da Maurizio Costanzo, voleva dire essere arrivati, sì. Tutti volevano. Io non sai quante volte ho detto di no perché mi imbarazzavo. Per me essere intervistata da Maurizio era proprio sentirsi scavare dentro e tirar fuori tutto. E dato che forse non si vede né la modestia, né l'imbarazzo, né la timidezza, ma si vede altro di me. Lui invece aveva capito bene. Dice, vabbè, vabbè, allora dimmi tu quando te la senti. Perché tante volte mi diceva, sei matta, no? Mi sentivo messa a nudo. Katia, ti ha mai fatto invece una domanda difficile, una domanda, insomma, più... non so, di imbarazzo, in cui tu ti sei sentita, una domanda di quelle sue, così, dritte, sparate, o no, tanto... Stai parlando con, sì, stai sì. Parlando con me? Sì, tesoro, sto parlando con te, sto di parlare con te, se vuoi parliamo con in Veneto. Con te, sei veneta. Ma no, lui mi chiedeva sempre, insomma... Dopo il divorzio, insomma, se avevo qualche altro flirt, a me veniva da ridere, sai, vedi, con questa espressione che vedo adesso in questa fotografia. No. Ti chiedeva di Pippo? Sapeva dove arrivare. Sapeva dove arrivare e dove fermarsi. Perché dopo il divorzio, chiaramente, certo. Tutti volevano sapere di non questa era... storia. Eh certo, no, ma non era mai stato indiscreto. Sempre a un certo punto diceva, vabbè. Perché vabbè. Era elegante, lui era molto elegante. Sai cosa piaceva a lui? Sì. Dimmi, Katia. Eleonora, sai cosa piaceva loro a lui quando andavo in studio? Gli piaceva... Cioccolato. Gli piaceva... no, gli piaceva di... farmi cantare e io rispondevo ma non ho la musica, non ho qua. A lui piaceva allora perché cantavo senza pianoforte, senza accompagnamento e lui diceva così a cappella, gli piaceva da morire il fatto che io cantassi a cappella, no? Senza accompagnamento. Così, amore mio, a me mi voce incredibile, cosa che volevi dire Barbara? No, diceva che mi ricordava che lui diceva ma conquisti più te o ti hanno sempre conquistata? Mi faceva questa domanda. Sì, sì, tutte queste domande un po' più così. Sei più conquistatrice o conquistata? Conquistata. E tu cosa rispondevi? Io... voglio saperlo cosa dicevi. Ma penso che... no, ho conquistato. Hai conquistato. Ah, brava. Ma la cosa bella allora, era che Maurizio non faceva soltanto un lancio di un personaggio, diventava poi parte della vita della persona, poi ti seguiva nei tempi. Io per esempio l'ultima telefonata che ho avuto l'onore di sentirlo è stata nel 4 novembre dell'anno scorso. Sapeva tutto della mia vita, che faccio, come c'è. È diventato davvero, non era soltanto un presentatore, era proprio io un padre ogni vero. Ogni volta che andavo da lui e mi chiedeva sempre, quando ti sposi? Allora io gli rispondevo a settembre. Ogni anno gli dicevo a settembre, no, ho dovuto sposarmi a settembre. Gli avevo detto questa cosa. Vabbè, e per cui ho scelto il mese per Maurizio Costanzo. Comunque lui Rossella era... Brescia, ascoltiamo. Maurizio riusciva a creare una famiglia intorno a sé, tant'è vero che oggi siamo qui, ci rincontriamo, ci riabbracciamo tutti e intorno a lui, come voleva lui, perché lui amava avere sempre tutti intorno. Per me è stato un punto di riferimento perché poi è quello che ha creduto in me da Buona Domenica, poi con Maria e quindi io sarò sempre grata a Maurizio. Ripeto, per me Maurizio era immortale, era una di quelle persone che non è possibile, quando ho sentito la notizia non è possibile e quindi e forse rimarrà così perché rivivrà nella televisione che lui stesso ha cambiato
e va via un pezzo della storia della televisione italiana, però rimane una televisione cambiata da lui con qualcosa in più. Cultura popolare, ma anche ha avuto a che fare con uno dei momenti più bui, più difficili, no? L'attentato del 93. Come l'ha vissuto lui? Cosa raccontava? Beh, lui tante volte ci siamo trovati a parlare o sentivo insomma che ripercorreva quei momenti e di quanto fosse stata importante la presenza di Maria al suo fianco, ma lui è stato così, cioè un uomo distinto che non si preoccupava tanto delle conseguenze di quello che potesse accadere e questo suo coraggio l'ha premiato. Ecco, dicevi che cosa ti diceva sull'attentato? Lui diceva dell'attentato è stato un vero miracolo, Beh, proprio lo è stato, lui ha cambiato macchina, chissà, ispirato da qualche santo. Lui era molto legato al destino, agli incroci del destino, agli slanted door, e dell'attentato non voleva mai parlare, anche perché non voleva in qualche modo passare per un eroe o per un sopravvissuto. Cioè, subito dopo quando era successo, diciamo, perché poi di interviste ne ha fatte. Parlava sempre con una forma di ritrosia, quasi di reticenza, perché non voleva essere coinvolto più di tanto in cose così grandi e non voleva neppure ricordare quello che è stato il suo impegno contro la mafia. È vero. Quasi così distinguendo la sua vita da presentatore e quello che era stato il lavoro dei grandi personaggi che hanno combattuto la mafia, ricordiamo fra tutti Falcone e Borsellino. Questo documento Rai, Maurizio Costanzo, Maria De Filippi, intervistati dopo l'attentato, credo fosse per il TG1, vero? Guardate. Mi interrogo se è stato un errore, se è stato un errore voluto. Fino a questa mattina mi interrogavo anche se ero io il bersaglio, se era la nostra macchina il bersaglio. Col passare delle ore, da quello che sento, da quello che mi dicono, mi sembra che non abbiano individuato altri possibili bersagli. Chi c'era con te sull'auto? Ecco, c'era lei, che è Maria De Filippi, che la persona che divide con me fino a ieri le gioie, fino a questa notte le ansie. I rischi e i pericoli. I rischi e i pericoli. Sul momento non pensi niente, anche se sei fredda e lucida, quindi vedi quello che succede. Io ho avuto paura, penso che ce l'abbia avuto anche lui. Come no? Per cui uno si guarda, poi guarda la persona che è accanto, vede che, che stai bene, che non è successo niente, poi ti viene voglia di scappare, io sono scappata, sono corsa avanti e lui dietro. Credo che la mafia abbia voluto indicare nei media, nelle informazioni, in un certo tipo di informazione molto diretta, un rischio. E perché non pensare che questo sia temibile? Giulio Borrelli, no? Devo dire che questo è un altro documento Rai. Chi è Enrica? Sono io, perdona. Tutto bene? Mica tanto, perché mi sono dimenticata, è Marzullo. Rispondi a Marzullo, rispondigli. No. Rispondigli, guarda, ci fa piacere, ce lo saluti in diretta, dai, rispondi. Marzullo? Vai, no, adesso c'è Patrizia. È già sveglio Marzullo. Sì, sono in diretta dalla Eleonora Daniele. Se... Ma questa è una costantata, eh? Sì, sei già sveglio. Ma scusa, gli hai chiuso il telefono? No, perché lui, mentre l'ha passata Patrizia Caldonazzo, che è la sua, non sai... C'è Marzullo, dico sì, adesso non ho capito niente. Io non hai capito niente, gli hai spento il telefono. Maurizio, Katia, qua succedono cose. Katia, tu hai spento il telefono stamattina? Vedo. vedo. Allora, questo era un documento, dicevo prima. Sì. No? Senti, ma dimmi, Katia, dimmi, amore. Leonora, sai che cosa mi sai? Cosa mi piace pensare? Mi piace pensare che lui sia in pace sicuramente e che ci guardi e che stia organizzando per noi un Maurizio Costanzo show. Ecco, e ci aspetta. Un po' alla volta ci andremo tutti, Lui come diceva Sordi? Sicuramente. Speciale, mai mandato. No, che prima o poi... Cioè, prima o poi tocca a tutti. Aspettaci.
Si sono spenti lo stesso giorno, è incredibile. Il 24 febbraio sia Alberto Sordi che Costanza. Sai, lui ci proteggeva. Ci proteggeva. E avevano anche molta ironia simile, molta romanità simile. Lui proteggeva gli attori. Ci manca qualcosa. Chi ci proteggerà adesso? Io meno male ho l'ufficio stampa Corrado Ferrante, che è il mio santo, meno male. Tu ti proteggi da solo. Ma io ci teneva moltissimo anche la legge Bacchelli, Amedeo. Sì, che certo, comunque, perché vabbè, lui si è sempre era battuto. Una legge battuto, per, una no, legge per le persone di spettacolo, d'arte, artisti, che erano non ricevevano difficoltà pensioni, e che poi non riuscivano, lui è stato sempre molto vicino, ad andare avanti. Mi vicino. Ricordo una diretta insieme, certo, insieme a lui proprio. E pensavo anche, vedendo le immagini legate post-attentato, di quanto Maria fosse giovane e quanto il loro amore, l'indissolubilità del loro rapporto si sia incommensurabilmente rafforzato dopo quello che è successo. Perché noi pensiamo sempre a Costanzo, però c'era anche lei. Quindi immaginiamo cosa lei è. Cosa lei ha dato una grave fra loro due. Lei è un pezzettino dove gli chiedo di Maria. Di lui, mettete quello per favore. Dimmi, Turchese. Dico che Maria è la più viva estensione di Maurizio, nel senso che lì dove lui ha cominciato ad incanalare le qualità che intuiva in qualcuno, dandogli la possibilità di esprimerle, lo sta continuando a fare lei. E lo continuerà a fare lei. E lui mi parlava spessissimo di questo altrove. Questa era la domanda che mi faceva spesso. Mi diceva: tu pensi mai ad un altrove? Perché io ogni tanto quando ho bisogno di staccare penso a un altrove, stimolo la fantasia, l'immaginazione. Ecco perché la radio per lui era il mezzo di comunicazione più bello, perché stimolava proprio questo. E adesso lui, secondo me, sta lì. Allora, ritorniamo un attimo dell'attentato.